L'articolo 640 ter del codice penale regola il reato di frode informatica. Tale delitto può essere commesso in due modi specifici: o alterando il funzionamento di un sistema informatico, oppure intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi. Queste modalità sono tassative e delineano gli artifici e raggiri propri della frode informatica. L'alterazione del funzionamento del sistema può includere, ad esempio, l'uso di malware, mentre l'intervento senza diritto può riferirsi all'accesso non autorizzato ai dati. La dottrina suggerisce che l'intervento potrebbe essere un'azione propedeutica all'alterazione, rendendo le due azioni potenzialmente sequenziali. La frode informatica condivide molti elementi costitutivi con la truffa, ma si differenzia principalmente nel fatto che l'attività fraudolenta è diretta verso un sistema informatico piuttosto che una persona fisica o giuridica. Mentre nella truffa è necessario l'elemento dell'induzione in errore, nella frode informatica questo elemento è assente. Il bene giuridico tutelato dalla norma non è solo il patrimonio dell'individuo danneggiato, ma anche la regolarità di funzionamento dei sistemi informatici e la tutela della riservatezza dei dati. A livello europeo, l'Unione Europea ha introdotto diverse normative per combattere la frode informatica, come la direttiva 2013/40 dell'Unione Europea, il regolamento generale sulla protezione dei dati personali, detto anche GDPR, e la direttiva NIS sulla sicurezza delle reti e dell'informazione. Queste normative sono state concepite per affrontare una serie di sfide e obiettivi chiave, come la promozione della resilienza cibernetica e la lotta alla cybercriminalità. È fondamentale che le leggi nazionali, come l'articolo 640 ter del codice penale, siano in sintonia con le direttive e le strategie europee. È parere del sottoscritto che l'integrazione e l'armonizzazione con le normative e le strategie europee siano la chiave per un'efficace prevenzione e contrasto della frode informatica. La frode informatica è dunque un fenomeno in rapida crescita che ha assunto dimensioni transnazionali, rendendo necessaria una risposta coordinata a livello europeo. La frammentazione delle normative nazionali ha spesso ostacolato la cooperazione giuridica internazionale e, difatti, la necessità di una, regolamentazione comune è stata già riconosciuta negli anni 90. Ma ecco, l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009 che l'Unione Europea ha acquisito competenze più estese in materia di giustizia e affari interni. La direttiva 2013/40 dell'Unione Europea relativa agli attacchi contro i sistemi informativi è un esempio di tale impegno. La crescente integrazione dei mercati digitali e la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, TIC, hanno ulteriormente accentuato la necessità di un quadro normativo comune. La frode informatica, infatti, non conosce confini e può avere ripercussioni significative non solo sul mercato interno, ma anche sulla sicurezza degli stati membri. In questo contesto, la regolamentazione a livello europeo non è solo un'opportunità, ma è indispensabile. La sentenza, che vorrei un attimino citare, emessa da recente al Tribunale di Nola, in data 3 ottobre 2023, numero 1614, riguarda un caso di frode informatica in cui gli imputati sono stati accusati di aver agito in concorso tra loro e con persone non identificate per intervenire abusivamente nel sistema informatico di un istituto di credito, in particolare nell'account personale di un ignaro soggetto, persona offesa. Gli imputati hanno
carpito con l'inganno i codici di accesso e i dispositivi di autenticazione, accedendo così al conto corrente bancario della persona offesa. Una volta all'interno del sistema hanno effettuato, dice il Tribunale di Nola, 5 bonifici, sì ci sono 5, per un totale di circa 18.000 euro, trasferendo le somme di denaro da tale conto alle carte PostePay intestate a ciascuno di questi indagati. Il reato è stato aggravato, quindi recita così il Tribunale di Nola, dal fatto che gli imputati hanno agito approfittando di circostanze che ostacolavano la difesa privata della vittima, come l'uso di contatti telefonici online e dal furto o utilizzo indebito dell'identità digitale della vittima. Il procedimento penale ha attraversato diverse fasi, tra cui l'escussione di testimoni e la presentazione di prove documentali. La persona offesa ha fornito una dettagliata testimonianza riguardo ai raggiri che ha subito e alle conseguenze finanziarie e psicologiche che ne sono derivate, e il Tribunale di Nola ha condannato gli imputati alla pena di 2 anni di reclusione e 800 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni alla persona offesa. La sentenza del Tribunale di Nola cristallizza la fattispecie tipica del reato di frode informatica. Tuttavia appare evidente come in questa tipologia di reati l'ostacolo più grande sia quello dell'identificazione dei responsabili, specialmente quando il denaro della persona offesa transita per conti correnti esteri. La questione dell'identificazione dei responsabili in casi di frode informatica è intrinsecamente legata alla complessità del recupero dei fondi, specialmente quando questi sono appunto trasferiti in conti esteri offshore o in paradisi fiscali. Questa difficoltà è amplificata dalla natura transnazionale del reato, che spesso coinvolge più giurisdizioni e di conseguenza una varietà di leggi e regolamenti. In questo contesto, la frammentazione delle normative nazionali rappresenta un ostacolo significativo alla cooperazione giuridica internazionale, rendendo ancora più arduo per le autorità locali intervenire efficacemente. Bisogna dire anche che esistono degli strumenti e linee guida a livello internazionale, come appunto la direttiva già citata 2013/40 dell'Unione Europea e i toolkit dell'Interpol, per assistere nel tracciamento e nel recupero dei fondi fraudolenti. La loro efficacia, tuttavia, però, è limitata dalla velocità con cui i fondi possono essere prelevati e dalla disponibilità delle banche a cooperare nel processo di rimborso. Inoltre, mentre esistono meccanismi di tutela per le vittime, come il diritto al risarcimento del danno, e protocolli specifici delle istituzioni finanziarie, la loro applicazione pratica è spesso però ostacolata dalla complessità delle procedure legali e burocratiche, specialmente in contesti transnazionali. Pertanto l'ostacolo più grande da affrontare nella frode informatica rimane l'identificazione dei responsabili e il recupero dei fondi, soprattutto quando questi ultimi sono trasferiti in conti esteri. Appare opportuno, appunto abbiamo una necessità di una regolamentazione comune e di una cooperazione internazionale che non deve essere solo un'opportunità, ma è indispensabile per affrontare efficacemente queste sfide. Questo quadro complesso sottolinea l'urgente necessità di armonizzare le leggi nazionali con le direttive e le strategie europee e internazionali al fine di garantire una tutela adeguata alle vittime e di potenziare gli strumenti a disposizione delle autorità per perseguire e punire i responsabili.